come era prevedibile, la partenza ormai imminente di Dzeko destinazione Milano ha smosso il mercato della Roma per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Nonostante infatti c'era una sorta di gentleman agreement tra la Roma e il bosniaco, i giallorossi, almeno da quel che sembra, non si aspettavano che il bosniaco a questo punto accettasse la destinazione Inter, credendo che agli inizi di agosto ormai il giocatore avesse deciso di continuare la sua esperienza alla Roma anche a fronte di nuove offerte da parte di altri club. Si vede che l'Inter, dopo 2 o 3 anni in cui si è prodigata per acquistarlo, gli interessa particolarmente a quanto pare, e quindi il giocatore ha deciso di accettare. Di conseguenza la Roma si ritrova a dover cercare non un giocatore qualsiasi, ma un attaccante di livello per sostituire uno dei attaccanti più forti della nostra storia. Poi, parlando del discorso caratteriale o comunque di come ci lasceremo con lui, è un altro discorso. Ho visto oggi il video di Gabba, ad esempio, in cui è stato molto più critico nei confronti del bosniaco rispetto a me. Cioè, avete visto il video mio, io l'ho voluto semplicemente ringraziare. Ammetto però che, sentendo le sue parole, un po' mi lascia l'amaro in bocca il fatto che il giocatore abbia annunciato su poche settimane fa di voler continuare con la Roma, anche tramite i social, con la foto con la maglia giallorossa, dichiarazioni del tipo non voglio sentir parlare di mercato, voglio concentrarmi solo sulla Roma, e poi vedere che agli inizi di agosto, alla prima offerta dell'Inter, te ne vai via, lascia la mano in bocca. Però non voglio star qui a parlare di questa cosa, voglio parlare con voi del nuovo nome uscito per l'attacco giallorosso. L'avrete detto dal titolo, sto parlando di Abraham. Per quelli che lo sanno, per quelli che mi seguono da tanto tempo, si ricorderanno che è stato anche uno dei primi acquisti della carriera su FIFA 20, neanche 21, quindi proprio già dagli albori dei tempi. E tra l'altro la cosa bella è che coincide anche la stagione, perché era andato avanti qualche stagione, quindi coincide tutto quanto, e quindi Abraham potrebbe effettivamente vestire la maglia della Roma. Inizialmente il giocatore sembrava destinato all'Atalanta in virtù di quel triangolo di attaccanti che avrebbe coinvolto appunto Atalanta e Inter, con Lukaku che sarebbe andato e che ormai andrà al Chelsea, Abraham che sarebbe andato all'Atalanta, con Duvan Zapata che sarebbe diventato di conseguenza il nuovo attaccante dell'Inter. Questa cosa mi fa pensare non solo in ottica Roma ma anche in ottica Inter, perché se effettivamente Abraham non andrà all'Atalanta, si concretizzerà l'affare Duvan Zapata? Non lo so, a meno che i bergamaschi magari non virino su un obiettivo stile Gallo Belotti, credo che forse potrebbero rimanere le cose così come stanno e magari Dzeko potrebbe diventare la punta effettiva al posto di Lukaku, con in aggiunta una seconda punta come Correa ad esempio. Però non sto qui a parlare di questo perché non ho esclusive, è soltanto una mia supposizione. Parliamo un pochino di Abraham. Allora, è indubbiamente un giocatore molto molto promettente. Mi dà fastidio perché adesso qualsiasi nome viene sparato fuori, la gente lo va a spacciare per sconosciuto, quando in realtà probabilmente solo loro non lo conoscono, solo loro non sanno le caratteristiche di un determinato giocatore e pensano che solo perché loro non sanno chi sia, allora di sicuro è un giocatore scarso ed è un giocatore che non può far bene con la nostra maglia. Allora, faccio un riassunto breve per quelli che non lo conoscono. Parliamo di un attaccante inglese, classe 1997, quindi ha ancora 24 anni ed è molto molto giovane e, sottolineo, promettente. Molto alto fisicamente, all'incirca 1,90 m, un po' longilineo se così si può dire, non è il Lukaku della situazione perché è alto, ma è anche snello se così possiamo dire, che comunque è una caratteristica positiva non tanto dal punto di vista fisico quanto più della velocità. Infatti il giocatore comunque ha una discreta velocità, palla al piede e un dribbling niente male. La caratteristica però che lo ha fatto comunque notare non solo alla Roma ma a tutti i principali club è la finalizzazione. Non è un caso infatti che il giocatore abbia segnato addirittura già 90 gol in carriera in circa 200 presenze, che per un giocatore di 24 anni non è per nulla poco, avere una media già adesso di un gol ogni 2 partite. Addirittura in 2 stagioni è riuscito a segnare ben 26 gol ciascuna, una nella stagione 2016, una prima volta nella stagione 2016-2017 in Serie B. Ma pensate un pochino all'età del giocatore, se ha adesso 23 anni, nella stagione 2016-17 quanti ce ne aveva? 19, tanto per. E la seconda volta nella stagione 2018-19, in cui è riuscito appunto a segnare altri 26 gol. Questi gol gli hanno permesso di tornare al Chelsea, visto che lui è praticamente cresciuto nelle giovanili del club londinese, e quindi gli hanno permesso di tornare in questa squadra, prendere la numero 9 e avere un'altra opportunità. Diciamo che però l'esperienza con questo club non è andata come sperato. È vero che il giocatore comunque ha mantenuto una discreta media realizzativa, non andando mai sotto i 10 gol stagionali complessivi,
successivi, ma sia per un infortunio che gli ha comunque dato fastidio e sia per le scelte di Tuchel, che ha preferito puntare su altro tipo di giocatore, Abraham non è riuscito più a trovare il giusto spazio e adesso sta pensando appunto di andarsene, visto che con l'arrivo di Lukaku lo troverà ancora di meno, quindi indubbiamente per il suo futuro è meglio magari trovare una squadra che ti può dare il giusto minutaggio. Le due squadre che attualmente sono in forza, da quello che dicono, per cercare di accaparrarsi il giocatore sono appunto la Roma, con l'Atalanta che si è defilata, almeno da quello che ha detto Gianluca Di Marzio, e l'Arsenal. Arsenal che a detta di molti sarebbe la prima scelta del giocatore. Poi sappiamo che le cose possono cambiare: se l'Arsenal non si riesce a liberare di Lacazette, difficilmente riuscirà a prendere anche Abraham, e quindi potrebbe accontentarsi tra virgolette di scegliere noi, visto che saremmo indubbiamente la squadra che gli darebbe un giusto minutaggio. Tra le due però, lo ripeto, l'Arsenal è leggermente in vantaggio proprio per questa preferenza del giocatore e perché possono contare su molti più milioni. Però il fatto che abbiano già un giocatore in rosa di cui si devono liberare, tra l'altro se proprio se ne vogliono liberare io potrei anche farci un tentativo, non mi farebbe schifo neanche Lacazette, sono sincero, e rispetto a noi diciamo hanno questa situazione oltre che tanti milioni in più. La Roma cosa può sfruttare, diciamo? Il fatto appunto che abbiamo Mourinho in panchina, comunque Mourinho è un allenatore importante e sicuramente può essere uno stimolo in più per questo giocatore per venire alla Roma. L'unica nostra speranza però è che il Chelsea accetti una sorta di prestito con diritto di riscatto. Vi spiego perché. Io credo, sto cominciando a pensare, che Shomurodov sia stato preso non solo come punta alternativa da mettere ogni tanto, oppure giocatore da mettere sulla fascia, ma anche come scelta per il futuro, nel senso, è vero che ha 26 anni, quindi non è che puoi mandarlo avanti fino a 35 anni, però è un giocatore che, se riesce a confermarsi bene, può diventare effettivamente importante per la rosa giallorossa. Però al tempo stesso c'è un problema. Se tu, ok, hai fatto bene a prendere Shomurodov e ad avere Majoral e tutto, puntare però solo su di loro due, o meglio dire, far pesare solo sulle loro spalle l'intero reparto offensivo solo in due, sarebbe veramente rischioso. Quindi per forza di cose serve un altro giocatore. Attualmente la Roma non può permettersi spese folli e indubbiamente Abraham è un nome alternativo. I primi nomi erano sempre i soliti Icardi, Belotti, eccetera eccetera, dei nomi un po' complicati, soprattutto Icardi era il sogno di tutti, ma sembra che voglia restare a fare l'ottavo attaccante del Paris Saint Germain a prendere 10 milioni all'anno. Qualcuno potrebbe dire chiamalo scemo, io invece lo chiamo scemo, perché a 29 anni, se tu ti metti a fare panchina, vuol dire proprio che vuoi chiudere con la tua crescita personale. Poi indubbiamente le partite sono tante, troverà anche lui il giusto spazio, ma davanti a Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria e compagnia bella, voglio vedere quanto riuscirà a giocare. Ma vabbè, non sto qui a parlare di lui. Abraham, allora, mi piacerebbe come giocatore? Indubbiamente sì. Allora, attualmente io credo che alla Roma serva un profilo di questo tipo. È vero, comunque è diverso rispetto a Dzeko, decisamente, sotto tanti punti di vista. Magari fisicamente non ti può tenere palla come lui, sicuramente l'età è diversa, ha caratteristiche molto diverse, però è comunque un giocatore molto promettente e che sa segnare, un giocatore che riesce a mettere la palla dentro e a noi serve come il pane. Poi lo sottolineo, se Shomurodov riuscirà a fare bene e ad essere più che una semplice alternativa, potremmo avere un pacchetto attaccanti di indubbio livello. Certamente è meglio avere giocatori motivati piuttosto che gente come Dzeko, al quale vorrò sempre bene per carità, ma che non ha più voglia di stare alla Roma. Io adesso ve lo dico, ieri ho fatto il video, per me da oggi in poi io comincio a sperare che Dzeko vada all'Inter, perché piuttosto che tenermelo, dargli 7 milioni e mezzo e vederlo svogliato perché se ne voleva andare, preferisco che vada all'Inter, che coroni questo sogno, manco fosse andato al Real Madrid, con tutto il rispetto, e basta, almeno noi cominceremo a progettare il futuro. Vedremo un pochino se riuscirà ad arrivare Abraham, sarebbe un bel giocatore ragazzi, non giudicate solo perché non conoscete, è un giocatore molto molto promettente che può ancora dire la sua. 24 anni ragazzi, 24 anni, questo ha segnato quasi 100 gol in carriera nel maggiore campionato inglese. Occhio, perché può essere un nome molto molto interessante. Speriamo di riuscire, diciamo, a fare l'impresa, di riuscire a prenderlo con un prestito, ripeto, si parla anche di prestito biennale con riscatto sui 40-45 milioni, quindi avremo anche 2 anni per poter decidere, magari riuscissimo a fare questa cosa. L'importante però è che un giocatore riesca ad arrivare, perché attualmente la Roma ne ha bisogno. Dzeko ci ha lasciato senza centravanti perché ha deciso di voler andare all'Inter. Pazienza, troveremo qualcun altro al suo posto che sicuramente sarà molto più motivato di lui, almeno questa è la speranza di tutti noi.
Un saluto dal vostro creatore Rosso 94, vi invito a lasciare un mi piace se questa analisi vi è piaciuta e a condividere il video con chi più vi aggrada. Vi invito anche a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella per ricevere notifiche sempre aggiornate, e se volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social, i link li lascio come sempre in descrizione. Poi se volete fare un acquisto di materiale calcistico di ottima qualità, c'è sempre il link del sito Calcio 2022 e il codice sconto GG94. Lo ripeto, sono repliche, però sono di ottima qualità. Se le volete prendere, a me fa molto molto piacere. Un saluto e ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video.